No, spoiler. Che Guduric, che goduria, signori, che goduria. Ci confermiamo essere una nazionale forte, forte. Perché se te la giochi con la Serbia in questo modo e la porti a casa, tra tutte le difficoltà avute all'interno di una partita incredibile, direi che siamo una nazionale forte. Possiamo dirlo? Sì. Ma abbiamo un grande limite, che ci adattiamo all'avversario. Con la Serbia siamo la nazionale più forte del mondo, contro le squadre di basso profilo ci adattiamo al loro ritmo, al loro livello, alle loro percentuali. E questo è il motivo per cui dico che le aspettative su questa nazionale devono essere alte, perché non siamo una nazionale scarsa. Manca quella cosina lì che ti permette di andare in scioltezza contro le squadre più deboli, perché con le squadre più forti te la giochi sempre. Poi puoi vincere, puoi perdere, puoi pareggiare, no, non puoi pareggiare, però te la giochi sempre. Poi qualcuno mi può dire manca il centrone, manca questo, manca quello. Ragazzi, la Lettonia un centrone in questi mondiali non ce l'ha e sta giocando bene. L'Australia un centrone non ce l'ha e sta giocando bene. La Spagna un centrone non ce l'ha, William Hernán Gómez è 2-0-9, non è 2-12-2-13, eppure gioca bene. A noi manca quella cosa lì, quel gioco, quell'impronta, quel modo di interpretare, di giocare, di avere un'impronta proprio di gioco sulle partite che ti permette di stare tranquillo contro le squadre di fascia bassa. Detto questo, grande Italia, finalmente. Oh, analisi della partita che può semplicemente essere riassunta con grandissime percentuali dall'arco, e lo abbiamo sempre saputo, insomma, che le percentuali dall'arco per noi cambiavano le partite dal giorno alla notte, come per la Serbia, perché abbiamo imbeccato una giornata tragica di Bogdan Bogdanovic che chiude con 1 su 13, ma nonostante tutto abbiamo cercato di complicarci la vita con tantissime, troppe palle perse estremamente banali. Il terzo periodo si conferma essere per noi tragico, tragico praticamente sempre, perché con la Repubblica Dominicana nel terzo periodo si è scavato un solco che non siamo riusciti a riprendere, con la Serbia si era scavato un solco di 16-17 punti che solamente perché Gigi Datome si è ricordato di avere quel talento e quella ginocchia forse anche, che non gli vedevamo da tempo. Gigi Datome ha preso per i capelli questa nazionale e l'ha riportata in partita, e Simone Fontecchio finalmente l'ha vinta per tutti noi. E allora vi chiedo, se noi temiamo così tanto la Francia perché ha Evan Fournier, o la Serbia perché ha Bogdan Bogdanovic, oppure, che ne so, la Spagna perché ha Willy Hernán Gómez, ma voi ritenete veramente che siano superiori tecnicamente questi giocatori a quello che ci ha fatto vedere Simone Fontecchio, a quello che può dare Gigi Datome, a quello che ha dato Nicolò Melli? Per questo io sostengo che le aspettative su questa nazionale devono essere alzate, perché è un'ottima nazionale. Se avessimo anche un gioco e una tranquillità costante contro le squadre meno blasonate, faremo finalmente quel salto di qualità che vogliamo da tanto. Primo quarto, partiti benissimo, Spissu 10 punti subito, e poi purtroppo una partita difficile per il nanerottolo, il pupillo di Pozzecco. Paiola si conferma essere un grandissimo giocatore, almeno in questi mondiali, ovviamente, con tutti i limiti che ha, ma che non si vedono. Un paio di triple, un canestro al ferro incredibile, in difficoltà oggi tremenda, sia Tonut che Polonara. E ragazzi, nelle difficoltà, la carta Severini. Nel quarto periodo è uscito Polonara, che non è mai stato in partita dall'inizio alla fine, e in questi mondiali è effettivamente il giocatore che manca. E Severini, signori,
È stato in campo praticamente tutto l'ultimo periodo, con la tripla dall'angolo decisiva negli ultimi minuti e con una palla recuperata su una rimessa folle della Serbia, che come al solito si sfalda. Questi serbi che vivono di talento, nel terzo periodo hanno eseguito, hanno difeso, hanno attaccato benissimo e poi in due minuti si sono fatti rimontare 15 punti da Tome e Fontecchio alla fine del terzo periodo e poi si sono completamente sfaldati, come purtroppo per loro e meglio per noi spessissimo, anzi quasi sempre, sta capitando ai serbi in quest'ultimo periodo. Jokic o non Jokic, Misic o non Misic, o se vogliamo anche Kalinic o non Kalinic. L'Italia torna viva proprio nel momento in cui è spalle al muro, e questa è la classica tradizione italiana. Abbiamo vinto dei mondiali di calcio dopo che eravamo nel mezzo di calcio scommesse, abbiamo vinto gli europei di calcio dopo una non qualificazione drammatica ai mondiali, poi però ci siamo ricascati. Abbiamo guadagnato le Olimpiadi quando eravamo palesemente gli underdog in Serbia contro la Serbia per poterci qualificare. Quando noi siamo gli underdog, quando abbiamo le spalle al muro, quando abbiamo un dildo pronto dietro di noi, allora diamo il meglio di noi stessi. È tipico dell'italiano e vorrei veramente, perché ribadisco, manca pochissimo, vorrei questo salto di qualità finale che ci permetta di competere a livello della Francia di Fournier, per esempio, come della Spagna di Scariolo. La base francese, spagnola, è molto più talentuosa, parliamoci chiaro. Da una parte c'è Núñez, che sta già giocando tanto, dall'altra c'è Wembanyama, che è pronto ad esordire. Da noi abbiamo dei giovani che non vedono il campo, e Spagnolo e Procida in panchina tutta la partita anche oggi. Diouf, un secondo di gioco, meno 3 di plus minus, abbiamo riso tanto, lo confesso, su Twitch abbiamo riso tanto. Esordio anche per lui, porterà le paste come nei buoni campetti minors di periferia, però insomma ci siamo ritrovati quando eravamo spalle a canestro. E veramente tutto si può dire, se non che questa squadra non abbia un cuore. Io, col mio bastone spesso al posto della carota, vorrei che finalmente ci fosse e ci sia questo salto di qualità, perché col cuore arrivi fino a un certo punto, però bisogna poi fare un passo in più per arrivare a livello delle più grandi. Faccio un mea culpa generale su come ho trattato la nazionale fino a oggi in questo primo parte di mondiale, che è stata tragica però, cioè non penso ci sia nulla di male nel dichiarare che i comportamenti di Pozzecco, il gioco espresso dagli azzurri, le difficoltà contro squadre inferiori siano state evidenti. Contro la Serbia noi di solito rinasciamo e speriamo a questo punto di mettercela tutta, di fare tutto e di non ritornare ad adattarci a una squadra nettamente inferiore come è Porto Rico, che abbiamo già affondato prima dell'inizio di questi mondiali in una delle 7 meraviglie su 7 premondiale di questa Italbasket. Un complimenti a tutti gli azzurri. Io credo che comunque una gestione delle rotazioni così ti porti poi, giocando ogni due giorni, ad essere molto sulle ginocchia. È chiaro che in una partita di questo tipo non puoi scongelare uno Spagnolo, un Procida nel quarto periodo. Però con Severini, ad esempio, ha funzionato. Ha giocato un minuto, credo, nel secondo periodo e poi ha giocato tutto il quarto ed è stato un gran fattore. Quindi, signori, l'Italia è tornata, l'Italia chiamò, siamo appaiati in testa al secondo girone con la Serbia. Adesso aspettiamo il risultato di Porto Rico, Repubblica Dominicana, perché se il Porto Rico dovesse fare lo scalpo, una vittoria coi portoricani ci manderebbe dritti ai quarti di finale. Ragazzi, è stata una partita come al solito, tra l'altro, quando l'Italia gioca contro squadre di alto livello, punto a punto, tesissima, giocata bene per, diciamo, 32 minuti. Ci sono stati 8 minuti del terzo periodo in cui non abbiamo capito assolutamente niente, ma del resto ci sono anche gli avversari che in campo, e gli avversari attacco e difesa non hanno sbagliato nulla nel terzo periodo. Grazie per le emozioni, perché alla fine, insomma, il sudore è tanto. E signori, intasate i commenti di questo video,
Forza Azzurri, da qua in avanti ormai nulla è precluso. Dite se siete d'accordo con me oppure no sulla valutazione di quello che manchi a fare il salto di qualità definitivo. E ragazzi, a differenza della partita con la Repubblica Dominicana, dopo un periodo di vistoso sbandamento nel terzo quarto, gli esperti, anzi l'esperto Datome, ci ha riportato in partita ed è proprio a quello che dovrebbe servire. Il buon Gigione, che fino ad oggi, va detto, aveva fatto male, aveva tirato male e aveva giocato molto poco. Grazie Gigi, grazie a Simone Fontecchio, grazie a tutti gli azzurri, grazie anche al Poz, dai, non ce l'ho con te, non ce l'ho con te. Però secondo me continuo a dire che non sei tu quello che ci farà fare quel saltino di qualità in più. Però vorrei che restassi all'interno dell'ambiente, ok? Ragazzi, ci vediamo domenica su Twitch per la live Porto Rico Italia. Si vola e si va avanti. Ciao.